Michele, dimmi. Ciao. L'altro giorno è indignato dopo aver letto un articolo dell'Economist, un articolo importante. Mi spieghi perché? Riassume e spiegare perché? Beh sì, perché sembra non aver imparato nulla. L'Economist, devo dire, una volta quando ero un ragazzino non sapevo niente, mi sembrava che fosse la fonte della saggezza. Poi con gli anni, ormai sono 20 anni che non lo compro più, intanto lo leggo così a caso e mi infastidisce perché è diventato proprio l'organo di un certo consenso pseudomondiale. Di elite che sembrano non aver capito in realtà alcuni dei casini che hanno fatto. Allora, tutti quanti a protestare, a arrabbiarsi perché Trump, il populismo, il popolo, Brexit, eccetera, e poi questi qua se ne escono come se niente fosse, con l'affermazione come sono tutti stupidi questi qua che non vogliono totale apertura dei bordi, dei bordi, scusami, dei borders, dei confini, delle frontiere. Se avessimo istantaneo libero movimento di tutto, saremmo infinitamente più ricchi. Ora, l'affermazione è sia campata per aria dal punto di vista economico, sia politicamente e come dire, socialmente folle. E lo dice uno che, come sai, no, tutte le volte che No, tende a rimanere. detto da te, prego. Sì, perché è insana, no? Cioè perché quello che prendono il modellino astratto economico che dice se lascio completo libero movimento di beni, servizi, persone e capitali, questi si distribuiranno in giro per il mondo nella maniera più efficiente, massimizzando quindi l'output mondiale, dopo tanti periodi di aggiustamento. Vero? Vero in astratto, vero. A parte che visto che il mondo è così inegualmente sviluppato e che la produttività del capitale e del lavoro dipende tremendamente dalle istituzioni, dalle infrastrutture, dal capitale sociale, dalla capacità di uno Stato di funzionare e di garantire la sicurezza, la legge, eccetera, il libero movimento totale genererebbe un'enorme concentrazione. Sia di capitali che di persone capaci nelle zone più avanzate o meglio governate, accentuando ulteriormente la l'arretratezza di altri. Ma a parte quello, che se vuoi è una questione di disuguaglianza, come dire, quello che questi argomenti non si rendono conto, che è proprio l'aspetto economico, è che non è vero che basta muovere il lavoro per mandarlo laddove è più produttivo. Perché un conto è muovere 1 milione di persone in, diciamo, un anno, che so, no? Un conto è muoverne 15 milioni. C'è una capacità di assorbimento ottima di ogni paese, che sia gli Stati Uniti piuttosto che la Spagna, che sia la Germania piuttosto che l'Italia, di forza lavoro nuova. E questa capacità di assorbimento non è illimitata. Dipende dalla capacità di ogni paese di, per i nuovi arrivati, generare capitale, macchine, infrastrutture, case, educazione, servizi tali che renda il nuovo arrivato produttivo, se non tanto quanto quello che c'era già, quasi quanto. Giusto? Allora, mentre l'azienda si può muovere con estrema rapidità oggi, la rapidità con cui costruiamo nuove fabbriche di cui occupare i nuovi arrivati, nuove macchine, nuove infrastrutture, nuove case, e soprattutto diamo a loro il capitale umano adeguato per operare produttivamente in Francia piuttosto che in Italia non è 6 mesi. E quindi c'è una capacità di assorbimento che non vuol dire essere protezionista o niente, vuol dire ragionare su questi fenomeni di migrazione, di movimento di persone, merci e capitali con il modello giusto, ma non senza modello, proprio col modello giusto. E queste affermazioni dell'Economist che sembrano scopiazzate da un testo del primo anno introduttivo ai ragazzi sui guadagni del commercio internazionale, scritte con questo tono di sapienza, col numeretto, hai capito? Cioè, capisci il numero? 78 trilioni. No, cioè non 77 o 79, ma andavi al culo, va, cioè, ma chi te l'ha fatto il culo? 78. Cioè, un'arroganza
che io non riesco a digerire. No? Cioè, quattro ragazzini col master fatto LSI o MIT che hanno detto 78 trilioni, eh? Non uno di più, non uno di meno. Cioè, dopo che la gente si incazza, lo capisco, cioè, che si incazzino con gli economisti li capisco ancora di più. A me, cosa vuoi, mi viene un momento boldriniano, mi incazzo se a legge sta. No, per fare incazzare te su qualcosa di questo genere, sono rimasto colpito. Io non ho niente da aggiungere, ed è ragione, perché secondo me l'economist è molto giusto. La crisi che ha colpito i semanali, che ha ucciso Newsweek, e ormai sta avvolgendo anche l'economist, ne viene fuori. Lei chi, scusami, chi ha in mente? Perché la comunicazione è calata, non ho capito che era la persona. No, le vecchie riviste, Newsweek, manali, sono morti. Capito? Non... Quelli sono tutti morti. L'Economist sopravvive, sì. Era l'unico dell'economia mondiale. L'unico che riesce a sopravvivere, poi del resto, non dico fornendo notizie aliene, ma web almeno... ogni due giorni ricevendo articoli, già l'Economist non è più settimanale, cerca, però un po' come l'Espresso, capito? Cioè, pur di stare a gara devono sparare. Cioè, una volta hai ragione tu, l'Economist era la Trecani, si doveva leggere l'Economist, quello che diceva, anche scritto, articoli lunghi, ormai è rimasto articoli corti, superficiali. L'unico che a me, secondo me, ha fatto una coerenza è New York. Ossia, esce una volta a settimana, però un articolo lungo 20 pagine, lungo eterno, grandi approfondimenti. Io lo trovo, non necessariamente questo, lo trovo, non lo leggo più. Ma New York è così, ma è diverso, ma è diverso, no? È diverso New York, è diverso, però... New Yorker, però fanno un articolo di 20 pagine su una roba che sul giornale prenderebbe una pagina, quindi sono approfondimenti importanti, in verticale. L'Economist è un mezzo brodo, vorrei essere un mezzo quotidiano, esce uno signore no, diluisce sulla settimana gli articoli più corti perché la gente può leggere meno, quindi si appiattisce sul quotidiano. Senza averlo capito, Financial Times è molto più interessante, ossia la parte opinion e tutto. Sì, ma poi, no, voglio dire, le notizie va anche bene, poi vabbè, quando sei un po' nel giro, le notizie, i dati, sai trovartele prima che appena sull'Economist o sul Financial Times. A volte però loro, anche il New York Times, tutti questi giornali, Wall Street Journal, ti danno notizie particolari, inchieste particolari, che altrimenti non si riuscirebbe a trovarle, anche persone informate. Ma quello che io trovo irritante è questo pontificare sui destini del mondo sulla base di argomenti e di conoscenze che sono appunto flebili, capisci? Cioè, questa roba dei 78 trilioni, lasciarli entrare tutti, cioè è una cazzata, no? Una cazzata che vuole creare opinione pubblica e dibattito, ma non crea né l'uno né l'altro. Perché non affronta invece il problema concreto? Perché cosa se ne fa un governante, ammesso e non concesso che esista il governante serio? No, ma cosa se ne fa un Gentiloni o un Minniti di un articolo del genere? Niente, ci pulisci il culo, perché ovviamente la cosa che devi cercare di capire concretamente nel gestire i tuoi flussi di immigrazione è qual è la capacità di assorbimento del paese. Cioè, è inutile che sto qua dica sì, no, aprite le frontiere, lasciate che vengano tutti. Cioè, molti miei amici ultraliberali si arrabbieranno, ma io la vedo così. Cioè, se vuoi governare davvero, governi i processi concreti, se no c'hai poi i boomerang, no, c'hai gli effetti Trump che hai menzionato tu prima, o gli effetti Salvini. Vabbè, niente, mi ha fatto un po' arrabbiare su quello, ma anche quello però, sai, si collega alla roba che dicevamo prima su perché facciamo questo, no? No, hai ragione. Perché la superficialità anche di questi organi, diciamo così, sofisticati alla The Economist sono pericolosi. Quella roba lì è come un manifesto che inneggi alla razza ariana, capito? Cioè,
È pericoloso, capito? Pericolosissimo. Ho preso la lettera, che è una roba pericolosissima. Sì, sì, ti crea solo reazioni isteriche, non aiuta niente. Tanto non è che lo puoi fare, no? Non solo non lo puoi fare, non lo devi fare perché farebbe danno. Certo. Farebbe danno. Certo. Niente, questa era la mia reazione che ti ho scritto.